Pescara cinico e solido, col Pineto non una prova memorabile ma tre punti molto importanti. Arrivano nel finale con un episodio magistralmente sfruttato da De Marco e un contropiede finalizzato da Merola. Bene Meazzi, l'ex Entel, ha dato dinamismo e qualità. Tante difficoltà invece nel primo tempo contro un avversario fisico e aggressivo. Il Pescara non riesce a sviluppare geometrie, è troppo lento nella circolazione della palla, di conseguenza gioca sotto ritmo. Il problema è sempre nel mezzo. A centrocampo non c'è l'ombra di un movimento senza palla, di uno smarcamento. Ci riferiamo alle mezzali, sottotono Aloy, Tugnov continua a fare fatica. Per caratteristiche l'Estone non ha nelle corde, nel DNA, i movimenti dell'interno, non ha lo scarico, l'attacco della profondità, non va senza palla, è troppo statico, pur avendo indubbie qualità nei fondamentali. Lo stesso Aloy non è il prototipo della mezzala zemaniana, l'ex Avellino è sicuramente un buon incontrista, sarebbe più funzionale come centrale ma in coppia con un giocatore più tecnico e quindi con un altro modulo. Ecco spiegati i motivi di un primo tempo piatto e senza ritmo. Atteggiamento invece migliorato in avvio di ripresa. L'ingresso del debuttante Meazzi nel ruolo di finto esterno e di De Marco conferisce più dinamismo e maggiore qualità. Ne trae giovamento lo stesso D'Agasso in cabina di regia. Il Pineto perde quella compattezza mostrata nel primo tempo, tant'è che a 10 dal termine il vantaggio biancazzurro è figlio di un break e di un rimpallo favorevole, meravigliosamente capitalizzato da De Marco. Una conclusione d'applausi sul palo lungo imparabile per Tonti. Per il 2004 ex Vibonese si tratta della terza gol stagionale, il primo all'Adriatico. Una gioia personale strameritata dopo le due sfortunate e clamorose traverse timbrate contro Perugia e Sestri Levante. Quindi col Pineto sbilanciato tanti spazi e il raddoppio in contropiede firmato da Merola al settimo sigillo del campionato. In questo momento il Pescara sa anche essere solido, lo dicono i numeri, seconda gara di fila senza incassare gol, la quarta nelle ultime 9. Non un dettaglio per una squadra di Zeman, assente causa febbre. A proposito, prima vittoria per il suo vice Giovanni Bucaro, assolutamente meritata per la persona che è, seria e competente.